Bentrovati con diritto eh, di replica. Sarà una puntata particolare perché discuteremo di due argomenti con due ospiti. Parleremo di Interporto con Sandro De Paolis e poi par parleremo di eh, rifiuti con Fabio Angeloni. Allora partiamo dal primo argomento. Buonasera a Sandro De Paolis. Buonasera. Presidente della commissione di indagine sull'Interporto, un lavoro mostruoso, insomma, hanno fatto anche tanti complimenti nell'ultimo consiglio comunale per questa mole di documenti prodotta e anche poi eh, ritrovati un po' persi qua e, là, e mancano anche eh, dei eh, pezzi. Qual è il risultato che emerge da questa lunga indagine che lei ha guidato? Ma lunga perché veramente così come hai detto eh, i documenti non c'erano. E ancora oggi non, non si trovano molti moltissimi documenti di un'opera eccezionale dove la città aveva investito molto, sia in termini diciamo, economici, perché ha messo anche dei soldi pubblici, ma soprattutto in termini diciamo, di speranza occupazionale. Eh, un grosso risultato perché, forse per la prima volta, non c'è stato diciamo, il gioco maggioranza-minoranza, è stata una commissione dove tutti eh, avevano eh, diciamo, sete di sapere. E quindi, eh, con l'approvazione del Consiglio Comunale, quindi l'istituzione di questa commissione che io ho presieduto, eh, noi eh, siamo riusciti, attraverso la, la relazione che ho fatto l'altra sera, a rendere ridotti tutti i consiglieri in maniera cronologica, eh, dando documentazione di tutto l'iter della vicenda ICPL, quindi dal 2000 arrivando a, al fallimento del 2014. Lei ha, ha citato anche eh, diciamo sì, delle relazioni che poi nel corso degli anni si sono eh, registrate. Di fronte alla eh, sua illustrazione, secondo me, insomma, la reazione può essere duplice. Da una parte, un grande sconforto, perché ha colpito molto quando lei ha ricordato quando la Corte dei Conti... Eh, sottolineo che eh, furono spesi 12 milioni di euro ma non si è capito come eh, e perché, dall'altra, però, invece, c'è chi come lei dice è stata una grande occasione persa, però non è ancora eh, finita. Cioè, L'interporto può essere ancora questo volano per l'economia di Civitavecchia vecchia, ma di fronte ai dati che lei poi ha snocciolato, com'è possibile crederci ancora? Perché è difficile. Ma intanto diciamo che la vicenda Interport, a differenza di altre vicende che gridano anche loro vendetta in questa città, tant'è che eh, lo preannuncio, ho richiesto una commissione d'indagine per le terme, dove eh, anche le terme eh, è diciamo, un argomento molto sentito che dà molta speranza sotto forma di lavoro, eh, è stato diciamo, vittima di un fallimento, eh, ma di un fallimento ma di una mancata realizzazione. Eh, diversamente, nelle CPL c'è stato un fallimento ma la realizzazione c'è stata, cioè nel senso che è un territorio, eh, diciamo Civitavecchia, secondo me è molto, eh, molto richiesto, eh, l'ICPL e quindi la piastra logistica è stata fatta molto bene, sorgono circa, eh, 5 capannoni circa 10.000 m2 l'uno, quindi sono enormi, eh, c'è abbastanza terreno, sta in ottima, in ottima condizione, purtroppo non ci sono stati traffici, quindi sta la gestione che non è riuscita a realizzare. Tra l'altro proprio dalla Commissione Copristituto sono venuti fuori diciamo, anche diciamo, cose che magari rimanevano nel dubbio, chi ha pagato queste commissioni, se avevano pagato le l'ICI piuttosto dell'IMU, piuttosto delle, della tassa rifiuti, eh, i professionisti, gli avvocati, quindi sono stati pagati tutti da loro, eh, hanno preso dei soldi pubblici che sono soldi che sono stati erogati dal Comune ma sono stati pagati dal Ministero, quindi solo una piccolissima parte. il comune i cittadini di Civitarecchia hanno pagato, però hanno visto una realizzazione, diversamente da altre cose, una l'ho elencata prima, dove la realizzazione ancora non c'è stata, ecco perché mi fa sperare diciamo, in un futuro migliore. Purtroppo molti agganciano, forse mancata conoscenza, e ecco perché è giusto fare commissioni in modo che si rendano tutti, tutti diciamo, sull'andamento delle cose e dei lavori, Molti fanno confusione e, e individuano in un, prendono il pretesto questa, diciamo, questa relazione che ho fatto, magari ragionando in futuro su quello che si doveva fare. Purtroppo Civitavecchia è diciamo, come dire, la patria delle mancate realizzazioni. Eh, Civitavecchia è la patria eh, delle cose che si devono fare. Molti dicono che ha potenzialità inespresse da 50 anni, 100 anni: Civitavecchia sta sempre lì. 50 anni fa era 50.000 abitanti, oggi sono 50.000 abitanti. Forse dovremmo andare a vedere le cause che sono al di fuori di, queste, di questa logica e soprattutto dei Civitavecchiesi. Quindi ecco, ben vengano queste cose, queste commissioni. E entrando ancora di più nel merito, credo e quindi nella fiducia che ho in questa in quest operazione che oramai le aste sono andate diciamo deserte, le tre aste quindi sono arrivate a un, a un limite talmente basso che devo ricordare la, a parte la parte pubblica il resto era tutta privata, no? quindi c'è un fallimento e devo ringraziare io vorrei ringraziare perché ho sentito anche una discussione in Consiglio che per certi versi diciamo, ha debordato da quello che era il ragionamento della Commissione, io invece mi sento di ringraziare pubblicamente chi oggi sta ancora gestendo in magari in prorogazio, mi riferisco alla società che ancora detiene il CPL, fin quando il, il curatore fallimentare o qualcuno che vuole comprare la società la compra, cioè. no? ma lo ringrazio perché? Perché sono quasi un anno e mezzo che continuo a pagare 44 persone, 44 dipendenti mm -hmm. e quindi questi 44 dipendenti sono 44 famiglie. Anche se oggi c'è stata anche un'inversione un po' diciamo, eh, fortunosa perché c'è stata un'inversione di tendenza, quindi l'interporto è quasi pieno, un po' per le auto, perché uh -huh. c'è stato questo boom delle auto sì. e tra l'altro perché si vengono messe lì? Perché non ci sono posti per mettere le auto. Anche lì feci una denuncia, anche, anche con lei, sì. feci una denuncia sul retroporto, sì. no? a discapito de de dei comuni limitrofi, comuni di Allumiera e Comuni di Tarquigna che hanno adottato e approvato una zona industriale e noi ancora sta lì, uh -huh. bloccata. Eh, ci sono state le osservazioni e non è stato più discusso. E dissi allora, eh, se poi viene un imprenditore, così come è avvenuto. Anche la relazione del presidente dell'autorità del sistema di Maio ha, ha citato un esempio che io conoscevo bene, una società di Pomezia, che è seconda leader del, del mondo che costruisce eh, pezzi per acquari, voleva insediarsi a e quindi dare lavoro e non è stato possibile perché, perché non c'era il territorio, non, non era possibile perché c'erano in zona industriale passare sotto i ponti perché erano pezzi grossi. Quindi la pianificazione del territorio va fatta a Civitavecchia. Quindi io spero che l'Interporto non solo decolli, ma soprattutto che questo anello che è mancato in passato, perché non è che non si è costruito, le terme sono fallite e sta lì in rudere, qui c'è l'Interporto, lì è mancata la mancata coesione con chi doveva coesistere con, con questa grossa struttura, cioè i traffici, perché quello potrebbe essere un volano enorme per la nostra città. E ecco perché sono fiducioso, perché se, se uno perde la fiducia, voglio dire, fine. è dura. Lei diceva, che ha fatto cenno eh, proprio nel corso del Consiglio Comunale, dopo la sua illustrazione, c'è stata poi la bagarre eh, ormai la classica eh, politica per un'altra mozione legata all'Interporto, ovvero che cosa eh, farne. Ci sono due, tre posizioni, perché poi eh, anche l'opposizione si è divisa. Insomma, lei è in disaccordo con altri colleghi, per esempio nel certo. PD e con la svolta, cioè PD e la svolta dicono il comune intervenga eh, faccia decadere la concessione dell'area e ne eh, torni eh, proprietario l'amministrazione comunale invece replica, così facendo mettiamo in mezzo a una strada i 44 eh, lavoratori e poi si rischierebbe insomma eh, il sequestro dell'area, magari quindi l'interporto eh, chiuso per diversi anni, meglio attendere l'ultima asta che magari se dovesse andare eh, deserta il comune in automatico torna proprietario eh, proprio della struttura è d'accordo anche lei? Cioè, qual è la sua posizione? Cosa sarebbe meglio per l'interporto e di conseguenza anche per la città? Io sto nel mezzo, allora <ride> perché dico che sono nel mezzo? Non perché sono moderato <ride> e quindi mi viene facile dire questa cosa perché se il ritiro della concessione fosse stato fatto tre anni fa, due anni fa, aveva un senso. Oggi, che come dicevi tu, oramai sono state date le carte, nel senso tre, tre aste sono andate deserte, si è deciso che oramai il ribasso non ci sarà più, quindi se qualcuno ha intenzione di comprare è giusto che lo compra adesso. Quindi ritirare oggi la concessione mi sembra assurdo, perché... Eh, Pur riconoscendo la buona fede dei colleghi, Marco Viendi Bene e Massimiliano Grazzo, credo che oramai bisogna andare a vedere quello che succede perché, tanto stiamo parlando di un mese, due mesi, non ci sarebbe nemmeno il tempo di applicare e di fare questa cosa. Tant'è che nella mia commissione io diciamo, stavo all'inizio su questa posizione e. Ho cambiato idea perché nell'audizione abbiamo sentito il dottor Novellino, che è il curatore fallimentare, ma soprattutto l'avvocato del Comune, Quale ci ha detto che questo rischio c'è, è un rischio grosso, perché è ovvio che eh, non è che dall'altra parte stanno fermi. Il Comune ritira la concessione, eh, loro fanno ricorso e molto probabilmente si blocca la struttura. Poi magari il Comune avrà anche ragione, no? perché? Perché? Nel regolamento, quando è stato fatto, soprattutto nell'atto transattivo all'ultimo, c'è scritto qual è il motivo di recesso. Però quando si entra un contenzioso, soprattutto in Italia, a cioè Civecchia non ne parliamo, si rischia che effettivamente si blocca un'operazione diciamo, un per 5-10 anni. Eh, lo vediamo giorno per giorno, il caso della privilege grida vendetta e griderà ancora per molto tempo vendetta. Quindi io credo che noi dovremmo tutti adoperarci affinché si risolva i problemi. Cioè invece di criticare o invece di dire si può fare o non si può fare, pur riconoscendo a tutti a buona fede, io mi aspetterei, è quello che io cerco di fare, nel mio piccolo chiaramente, ovvio, eh, di cercare di eh, agevolare e di cercare di trovare gli investitori. Noi in questa città non è che viene l'investitore e dobbiamo trattarlo come ah ma tu guadagni, tu ce fai, tu alla civiltà del chiese, no? Dalle altre parti gli investitori, si butta un tappeto rosso, noi li prendiamo per il collo e li facciamo fuggire. Ma lei crede alla tesi dell'amministrazione comunale che non, è, che non ci sono questi investitori, cioè che gli investitori non sono attirati da Civitavecchia? vecchia? O è troppo semplice metterla così e magari c'è anche qualche responsabilità dal punto di vista di comune e anche poi di altri enti importanti. È ovvio che uno che vuole fare un investimento guarda praticamente il logo, guarda l'amministrazione, guarda quello che è successo nel passato e quello che succede nel presente. È ovvio che si sono aperti tanti e tanti contenziosi che uno che deve investire i propri soldi invece di investire a rischio investe da un'altra parte. È un po' come il debito pubblico, no? perché in certi paesi del mondo si dà il 20-30% e da noi si dà 0,50% perché è più credibile che si paga questo 0,50, dall'altra parte c'è il rischio alto e quindi si dà molto di più. Civitavecchia purtroppo è diventato un posto che difficilmente uno viene a investire. Chi, chi va fuori diciamo, a cerchi di Civitavecchia, eh, soprattutto fuori l'Italia, Civitavecchia la vede come potenzialità enorme, però poi si blocca perché detto tra noi una gabbia di matti, perché voglio dire eh, tutti eh, siamo buoni profeti eh, quando non governiamo quando siamo all'opposizione, quando poi si governa eh, i ragionamenti cambiano. Ecco perché c'è bisogno di eh, rispolverare e, e svegliare una coscienza. Perché non è facile chiaramente prendere posizione quando sono in certi momenti eh, come dire eh, difficili da portare avanti. Però c'è la coerenza nel bene o nel male. Molto spesso a Civitavecchia non c'è memoria, perché chi dice una cosa poi dopo due anni ne dice un'altra anche dopo qualche mese eh. questo, questo <ride> sta diventando praticamente un virus che praticamente oramai vale si dimenticava dopo eh. due anni adesso dopo qualche mese dicono un'altra cosa eh, invece io sono convinto che uno può anche cambiare idea eh, perché è ovvio che se poi eh, uno non sa e poi viene a sapere certe cose è ovvio che il giudizio può cambiare eh, noi abbiamo un cervello proprio per farlo ragionare, non è che è, sta lì tanto per fare coreografia del nostro corpo. Però eh, molto spesso a Civitavecchia si dicono tutto il contrario di tutto e non succede assolutamente niente. Come nelle terme, uno dei grandi progetti, insomma, più volte presentati, è rimasto lì eh, su carta. Che cosa si aspetta se dovesse essere accettata la sua proposta eh, di eh, una commissione d'indagine? Cosa si aspetta di trovare, di scoprire? Ma intanto eh, è una vicenda che veramente dà dell'inverosimile. Da film ma proprio dell'inverosimile, perché io credo che solo dare conoscenza prima ai consiglieri, che chiaramente autorizzano questa operazione, se lo faranno. Ma credo che il sapere è la prima cosa che uno dovrebbe cercare, no? Anche perché devo dire anche ai miei concittadini che le commissioni d'indagine sono gratuite. Quindi tutte le commissioni che sono fatte sono gratis, no, per capirci, no? non è come la commissione Carta, Spasiano e, e così dire, che hanno preso sfiori, so, tantissimi soldi. Questi sono gratis, gratis e eh, rimangono patrimonio del Consiglio Comunale e della città perché si fa chiarezza, ovviamente si fa su cose importanti. ma Le terme non solo grida vendetta, perché il piano regolatore oramai è datato a 50 anni. Sono stati, siamo arrivati a 33-34 varianti, perché purtroppo quando si parla in termini urbanistici eh, il comune può adottare, può approvare in via di adozione, poi dall'adozione all'approvazione va in regione che è competente per l'approvazione, passano 5 anni. Ovviamente è difficile che un'amministrazione pianifica come era in passato, perché dice non ci sarò, ci sarà un altro, quindi lo fanno e fanno le varianti. Per usare un termine molto semplicistico, poi ognuno ci mette la fiocchetta come gli pare. no? Eh. Però questo è purtroppo. La sostanza è quella. Ma dal piano regolatore che fecero, già lì quei terreni, non è che erano terreni agricoli e poi sono passati edificabili, mm. poi sono passati turistico-termali, già da allora i nostri padri, i nostri nonni. All'unanimità è all un individuato turistico termale perché Civitavecchia eh, rincorreva questo sogno. Perché, tempi, tempi, tempi addietro, i romani, gli antichi romani, gli Etruschi fecero lì le terme, perché abbiamo questa grossa, anche se di, di poca quantità, abbiamo questa grossa fortuna che sono acque termali che sono uniche al mondo. Solo un'altra vicino in Giappone che è molto molto meno radioattiva. Quindi sono uniche al mondo. In più ci troviamo in una situazione, diciamo, una posizione geografica che è invidiabile, sarebbero come il Porto di Roma, il Porto di che si chiama Porto, porto di, di Roma, Roma, potrebbero essere le terme di Roma o addirittura o addirittura le terme del Lazio, perché noi abbiamo concorrenza qui vicino che è la Toscana che ampiamente prende in questo settore grossi vantaggi, grossi guadagni. Eh, parlando diciamo, di popolazione fuori dall'Italia i russi sono patiti per le terme e per il golf e quindi lì in circa 220 ettari che sono andati diciamo, all'asta e una società l'ha comprati c'era un progetto di fare, eh, chiaramente approvato con le norme urbanistiche quello che la regione ha pensato di, di, diciamo, di approvare perché era consentito un enorme campo di golf e le terme e poi Corredato, il centro commerciale, cioè tutte cose che sono a Corredo e che la legge permette di fare. Eh, una volta per un modo, una volta per un altro, adesso addirittura perché c'era quel modo e c'era quell'altro, così ci capiamo, senza fare nome e cognome, si sono bloccati. Quello poteva essere un, eh, come dire, un, un supporto, un turnover a delle lavorazioni che storicamente sono state a vecchia. Mi riferisco per esempio al settore energetico, cioè, oramai non è diciamo, una notizia. Ma molti dicono che la centrale durerà 8-10 anni, non uh -huh. di più. Perché oramai l'Enel ha sviluppato come business, svilupperà come business la larga banda, gli è stata data concessione dal governo, tant'è che le grandi città stanno cambiando i contatori, sarà un grosso business, quindi rimarrà la distribuzione quello che distribuisce la corrente anche perché comprare l'energia da fuori a nucleare per esempio o produrla oggi costa di meno, quindi diventa una cosa è solo tutti i dipendenti e l'indotto che ci lavora è, stiamo parlando di 3.000-4.000 famiglie lì poteva essere per la, nella costruzione circa 10 anni un turnover in un posto ecologicamente provato, perché voglio dire, sono tutte strutture che non è che va a impatto ambientale zero, in teoria, che poi il progetto era fatto basso, in mezzo al verde. quindi... c'erano palazzoni, insomma. Assolutamente, ma no, poi c'era un limite nelle costruzioni, mm. che poi mi risulta insomma, che addirittura non volevano fare più le costruzioni perché ormai non vanno le case chi le compra più, quindi facevano degli stage, mm. hanno fatto degli accordi con l'Università la Tuscia, mm. Quindi voglio dire, diventava una cosa pure simpatica attraverso il mondo del lavoro. E poteva dare un qualcosa ai crocifisti che oramai sono morti in fuga, no? perché scendono alle 9 di mattina e vanno via alle 5 del pomeriggio. Se vai a Roma bene, se non vai a Roma giri per la città e, e ognuno di noi eh, incontra i croceristi che gli dicono: Ma che c'è da vedere qua? Dov'è il centro? Con un po' di imbarazzo diciamo: No, c'è la cattedrale, poi vai là, sappiamo neanche noi quello che dirgli. E quindi poteva essere una grossa, grande risposta e poteva dare occupazione, tanta occupazione ai nostri giovani soprattutto in mettere nel territorio di Civecchia tanti soldi e creare indotto, no? Voglio dire un PIL che aumenta, eh, quindi eh, pagano più tassi, il Comune era più ricco, servizi migliori, bla 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 bla. Anche questo si è arrenato, non si sa perché. E lei cioè, cercare di scoprire. Un beh no, io vorrei rendere tutti, perché voglio dire con tanta umiltà, vorrei rendere tutti come, tutti i cittadini come stanno le cose prima i consiglieri perché sono delegati dai cittadini e che sono stati eletti affinché quest'opera quest si faccia perché è un patrimonio del Comune Civè che noi la rincorriamo da tanto tempo, non ci dobbiamo dimenticare che giunte in precedenza avevano diciamo, approvato questo progetto, no? poi è rimasto l'ultimo diciamo, della catena che si chiamava Mastrofini ma adesso è deceduto, sono gli eredi, poi è entrato un contenzioso col Comune che hanno iniziato questo progetto no? e poi è fallito. Ecco perché è diverso tra certo. l'interporto tra fallimento e fallimento lì non è realizzato qui invece è realizzato. Eh, però ci sono persone che con i propri capitali vogliono investire sulla nostra città e dare ricchezza e si cacciano. Vediamo il perché. Staremo a vedere, insomma, alla scoperta delle terme perdute potrebbe essere anche il titolo di questa nuova commissione, insomma, che un anno per l'interporto speriamo magari un pochino di meno. O l'ennesima mancata scommessa di Civitavecchia Beh, meglio la scoperta, perché l'ennesima poi uno proprio veramente si abbatte, le commissioni poi non ne fa più neanche una. Perché... Ha ragione, ah, bisogna essere più ah, possibili. Eh, altrimenti veramente è drammatica la cosa. Grazie a Sandro De Paolis, termina qui la prima parte di questa eh, puntata, adesso passiamo a parlare di rifiuti. Ed eccoci alla seconda eh, parte, rifiuti. In studio Fabio Angeloni. Buonasera, Salve. Angeloni. Buonasera a tutti. Iscritto eh, del PD, ex portavoce del sindaco eh, Tidei. Parla a titolo personale, lo dico, perché insomma i suoi interventi, soprattutto nel PD, stanno creando un po' di scompiglio. Una battuta, me lo permetta. Beh, da quando sono stato, come dire, estromesso in una notte per aver detto che c'erano troppe mezze pippe ecco. all'interno della politica, non eh. del Partito Democratico. Quindi mi immagino che stiano molto, come dire, attenti a quello La che. La seguiranno dico. con molta attenzione. Diciamo Direi così. Di sì, esatto. Torniamo al presente: Lei sta battendo molto. Su questa questione eh, rifiuti, c'è stata anche questa emergenza momentanea per l'incendio nella discarica di Viterbo, dove conferiva Civitavecchia, si è Siamo passati ad aprile, adesso si è tornati a Viterbo. Ma lei è preoccupato per i rifiuti di Roma? Di Roma. Sì. Perché? Allora, ehm, diciamo che le cose viste da vicino sono, hanno sempre un aspetto, viste dalla giusta distanza cominciano ad avere un aspetto diverso. Eh, Civitavecchia in questo momento è sulle cronache. Per due fatti, uno di quelli sicuramente anche il più rilevante e il più importante per noi è quello dei rifiuti. Basta leggere le cronache di Roma. E, un mese fa era, è uscita la notizia che eh, il CDR, che è un rifiuto, anche se è trattato voglio dire, quindi in odore, in colore, ma pur sempre un rifiuto, considerato un rifiuto dalla legge, eh, veniva trasportato con i TIR da, da, dalla discarica di Malagrotta a, a, al porto. Eh, io ho tentato di eh, tirare su un, un certo allarme, un certo, un certo eh, warning, direbbero in inglesi, e dal, da questo punto di vista eh, ci sono riuscito sì e no, eh, sta di fatto che per, per un mese nessuno se n'è accorto. Improvvisamente Manuel esce ieri, l'assessore all'ambiente, all dicendo sì è vero, ci stanno mille camion. Allora, mille camion di gessi, 1500 camion di gessi l'anno furono fermati da Manuedda perché comunque creavano un inquinamento. Allora, di fronte a una notizia del genere, un'amministrazione una si allarma, non tanto per il CDR, ma per quello che viene dopo. E quello che viene dopo, la seconda puntata, non si è fatto attendere, perché lo stesso Manuedda ammette che c'è un progetto da 60.000 tonnellate l'anno, quindi ricorrenti, per fare una riscarica in zona industriale. Di rifiuti speciali. Di rifiuti speciali anche qui, il Comune anche... ha detto a luglio ci sarà la conferenza dei servizi e il Comune dirà di no. Allora, intanto se c'è la conferenza dei servizi significa che la città metropolitana prende seriamente in esame la questione. Secondo che se ne sbatte altamente, detto proprio eh, come dire, in francese, del, eh, del nostro, eh, dico nostro perché del Consiglio Comunale tutto in, eh, votato all'unanimità, del nostro ordine del giorno che dice no alle discariche a Civitavecchia E questa sarebbe una nuova discarica. Poi si può chiamare rifiuto speciale, rifiuto non speciale. Terzo, perché dietro questo progetto, quindi ah, si è aperto lo spiraglietto con il porto. Adesso si vorrebbe passare con quest'altra cosa. Ma ricordiamoci che dietro c'è il progetto che fu fermato: e fu ferma, ma era già bello in stato avanzato. Eh, il progetto di Buzzi e Carminati che volevano portare le immondizie a, eh, di Roma a Civitavecchia a imbarcarla per il porto, stavolta non trattata. Un business da 60 milioni di euro, per cui loro avevano già fatto una pre-gara con l'Ama, l'avevano pure vinta, a modo loro chiaramente stavamo parlando di Buzzi e Carminati, e che trovò diverse opposizioni, devo dire secondo me anche in regione, ma sicuramente trovò l'opposizione forte a Civitavecchia perché l'amministrazione di dei, un po' folcloristicamente, ma eh, come dire, per manifestare veramente l'opposizione, disse che eh, avrebbe schierato i vigili urbani al Marangone. Le sue sono accuse molto eh, dure, molto eh, pesanti, adesso continueremo, però a più riprese e anche a vari livelli istituzionali sono arrivate delle smentite in merito al possibile arrivo dei rifiuti per quanto riguarda l'emergenza di Roma a Civitavecchia. Smentite che sono state smentite a loro volta dai fatti, perché se c'è una conferenza servizi che prende in esame il fatto una nuova discarica 60.000 tonnellate a Civitavecchia significa che chi ha smentito era o sprovveduto o in malafede. Stando a Palazzo del Pincio, eh, da Roma comunque non sarebbero arrivate, anzi non sono arrivate, eh, sono netti eh, nell'amministrazione comunale, indicazioni da parte della giunta Raggi sull'individuazione di Civitavecchia come possibile soluzione momentanea per i problemi eh, di Roma? E perché ci hanno messo un mese per accorgersi che arrivavano i rifiuti al porto? A questo punto i, i silenzi sono tutti facilmente interpretabili. Se l'amministrazione comunale avesse fatto una bella conferenza stampa e avesse detto una tantum Arrivano mille camion, arrivano in quattro mesi, in tre mesi, in due mesi, in due giorni, vanno in porto. State tranquilli, è CDR, è tutto sigillato. Forse sarebbe stata più credibile. Invece, guarda caso, all'indomani delle elezioni, quando nel movimento 5 Stelle succede il parapiglia, perché questo sta succedendo. Emanuella, che non è del, del, del 5 Stelle, quindi dal punto di vista politico, eh, con, con coerenza da parte sua, Emanuella prende le distanze e ci fa sapere che un mese fa. Che da un mese arrivano i container dei rifiuti e dell'immondizia al porto. Quindi lei dice insomma una tempistica sospetta. Quantomeno. Uno è una tempistica sospetta, due, che abbiamo visto, le smentite eh, lasciano il tempo che trovano perché poi ci stanno le conferenze dei servizi per analizzare come fare questa cosa. Chiaro il Comune si oppone, bisogna vedere poi, <ride> come viene fuori questa opposizione. Tre. Il Comune non si oppone e anzi lascia il suo tacito assenso ad altri 180.000 tonnellate. Che stanno disponibili alla discarica della MAD. Spiego. La eh, RAGI ha mandato a tutti i comuni una cartina nella quale si dice: questi sono i potenziali siti, indicatemi voi se ci ho preso o non ci ho preso. A Civilevacchia ci stanno delle cave che stanno in zona eh, ZTL, quindi sono <ride> apparentemente fino a, a prova del contrario messe al sicuro, intoccabili, cave dismesse chiaramente. E poi c'è la discarica attuale di 180.000 tonnellate di disponibilità della MAD. Quella viene segnalata come potenziale sito. Allora, questa cosa merita una risposta perché c'è il tacito assenso, il 2 luglio scade il tacito assenso, i due mesi di tacito assenso. La risposta sarebbe: questi sono 180.000 tonnellate che noi gira a gira useremo. Però, grazie alla politica perversa dei 5 Stelle, noi non usiamo quei 180.000 tonnellate c'è il rischio che ci viene a scaricare Roma. Perché non li usiamo? Perché abbiamo rifiutato un impianto di trattamento, quello che era proposto dalla MAD. C'è un contenzioso inco corso, C'è un contenzioso in corso, anche con la regione sicuramente, ma l'atto la, 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 diciamo, ma... politico fondamentale è stato che questa amministrazione ha ritenuto di non avvalersi di un impianto di trattamento e quindi i rifiuti non trattati vengono presi e trasportati a trattamento ad Aprilia e ad altre parti. Se però tu domandi: "Ma allora, quando avremo un impianto di trattamento? Quando avremo una discarica magari comprensoriale noi a Luniere, Santa Marinella, Adolfa?" La risposta ufficiale dell'assessore è: "Sentite bene, se ne occupa la prossima amministrazione". Quindi qui passiamo da "È la colpa degli altri" a "Se ne occuperanno gli altri". Ma perché lì al momento dice è la soluzione è la raccolta differenziata porta a porta perché per quanto riguarda le discariche sono politiche che, che arrivano tra la a regione. Ok, ma la discarica porta... Ma questa è una, è una panzana grossa come una casa. Ma la discarica porta a porta prevede poi il trattamento dell'umido, tu prendi l'umido, e lo tratti. Se no che, che l'hai fatta fare la discarica porta a porta? Non è che la discarica porta a porta dissolve le immondizie, prevede il trattamento delle immondizie anche quando fai una forte differenziata, ha maggior ragione quando fai una forte differenziata. Diminuirà sicuramente la volumetria, però va comunque trattata. Lasciare l'incarico la, la, alla prossima amministrazione e dare tutte le colpe a quelle passate è, è un film dell'orrore alla fine. Torniamo al presente perché altrimenti poi dovremmo iniziare ecco a fare no. la cronistoria, diventa anche abbastanza eh, eh, noioso e poi fine a se stesso. Una delle contestazioni che eh, le possono. Eh, essere fatte riguarda eh, diciamo così al di là dell'aspetto ambientale quindi i no, rifiuti fanno sempre scattare l'allarme, poi delle CDR se ne è parlato a più riprese c'è stato anche eh, si è anche espresso il consiglio comunale perché c'era l'ipotesi che potessero essere bruciati alla centrale, dicevo al di là dell'inquinamento c'è però l'ipotesi, la possibilità di una ricaduta occupazionale per quanto riguarda certo. l'arrivo eh, di, di rifiuti eh, CDR, quindi insomma balle che, che sono certo. chiuse. L'inquinamento dovrebbe essere insomma, relativo e ci cioè, qui sarebbero creati mal... dei posti certo. di lavoro. È tutto così allora da bloccare? Allora, intanto è da bloccare per vederci chiaro. Nessuno ce l'ha chiesto. lei dice un no preventivo, intanto, intanto vediamo intanto che succede. ferma tutto e fammi capire quanti camion, in quanto tempo arrivano, come arrivano. Poi c'è un problema, c'è una questione da dire, l'occupazione non si inventa, l'occupazione non, non nasce sotto i funghi, l'occupazione è frutto di una politica occupazionale, brutta parola che significa creare le opportunità di crescita e di sviluppo, allora qui ci dobbiamo chiarire, ma Stoporto porto è, un por, è il porto del Mediterraneo, qui lo deve chiarire anche l'autorità portuale, eh? voglio dire, non è che lo deve chiarire solo il comune, ma Stoporto. porto. È il porto del Mediterraneo o è il porto dove si possono scaricare anche i rifiuti di Roma? Dal punto di vista dell'occupazione, visto che non abbiamo una politica di crescita, visto che non abbiamo una prospettiva, visto che non abbiamo un piano, visto che questa è la situazione, quella che voglio dire, ci ha portato la politica in tutti questi anni, ma che oggi viviamo drammaticamente, vivono drammaticamente, è chiaro che. Se non c'è una politica, se non ci sono prospettive, la cosa più di risulta che arriva è noi siamo qui, ci rimbocchiamo le mani e la facciamo. Ma questa è una politica dei poveri, cioè, questa diventa la guerra dei poveri, cioè, noi ci vediamo tutto quello che, che ci possiamo ottenere. L'altro giorno vedevo che eh, c'è un istituto eh, torinese di ricerca che ha aperto a Pisa ha aperto... È, allora, l'istituto di ricerca porta lavoro e porta intelligenza all'interno della ricerca. Ma perché non ci viene in mente di ospitare, invece che il CDR di Roma, una sede dell'istituto Politecnico di Torino? Cioè, ci deve venire in mente questo, non ci deve venire in mente sepiamo quello che resta. Perché sepiamo quello che resta, ci resta poco e quello che resta ci resta sporco. Peraltro, sì. la questione del, che dicevi tu... Ed è, ci diamo il tuo, sì, allora. sì. la questione che, ci, colleghi, la questione che, ci, che dicevi tu è, gra, cioè è forte, è rilevante. Il CDR, eh, attualmente, non questo CDR va detto, ma il CDR-S, quello speciale, sì. può finire nelle centrali. Qui c'è il famoso fantasma del quarto gruppo dell'Ener. Adesso prima l'aria era sporca, improvvisamente l'aria è diventata pulita. Io non vorrei che con co, questo polo del CDR qualcuno gli viene in mente, beh, ma perché non mandiamo in giro? Bruciamo la civita vecchia. Questa è la grande paura ed è la grande paura dei cittadini chiesi perché la salute in questo momento, prima del lavoro, è il patrimonio che dobbiamo difendere. La sua, la sua posizione è chiarissima, così come eh, le sue eh, accuse. Il no, suo... ce l'avevamo del tuo. Come il tuo allarme, sono abituato a dare del lei no, no, no. eh, agli ospiti. Faccio un'eccezione per questi ultimi eh, minuti. Spesso ti piacciono le provocazioni, allora ne voglio fare eh, una eh, con te. Perché non, viene, non ti viene dietro nessuno eh, su Ma questa è battaglia? Beh, a partire dal PD, insomma, tolto l'ex sindaco di Dei che sta battendo forte su questo tema, però... Allora, a parte che tolto di Dei, mi resta poco del PD, devo dire la sincera verità, lo sanno tutti. Eh, quindi, Anche tra gli ambientalisti però ci dovrebbe essere una leva eh, di sessioni. gli ambientalisti c'erano una volta gli ambientalisti, mm. tu hai più visto i, i famosi ambientalisti, quelli di nessun dorma. Nessun dorma penso che si sono dati proprio la, la morfina nel cervello, perché una volta sarebbero stati molto più reattivi. Questa città dorme tutta a questo punto. No, non è vero. In realtà mi accontento ti assicuro del pezzo del PD che in qualche maniera con il quale sono interlocutore anche tutto il resto del PD. Il PD è quello che ha promosso il famoso ordine del giorno all'interno del Consiglio di amministrazione che dice no ai rifiuti, di la vecchia. Quindi al PD in questo momento su questo tema non si può attribuire né il fatto di andare dietro e venire dietro poco importa, Insomma, poi, poi dicono quello che vogliono, ma poi in realtà quando le cose le fanno uno vede su che linea vengono fatte. Allora non gli si può attribuire né un silenzio perché ha parlato né un'assenza di proposta perché la proposta l'ha fatta, è uscito un ordine del giorno all'unanimità che dice no alla discariche da Roma e guarda caso questo no si è trasformato sì però il CDR è una cosa, sì però i 60.000 tonnellate che adesso vogliono portare sono un'altra, quindi se poi il Partito Democratico si trova di fronte a un'amministrazione che fa il doppio gioco, beh questo sinceramente io sono critico col Partito Popolario, ma a questo punto. C'è un direi. limite anche alle critiche. Eh sì, eh beh, direi. Un'ultima eh. battuta, Angeloni che cosa ti aspetta? Adesso sui rifiuti, che cosa succederà? Che cosa mi aspetto? Mi aspetto che eh, Antonio, mio amico Antonio, che eh, a questo punto ha una, il sindaco aria, evidente, una liaison con, eh, dicevi di essere provocatore, una liaison tutta politica con la sua eh, omologa Virginia. Smetta di dire sì a Virginia o di, o di non dire no a Virginia e dica no ai camion del CDR. Tanto per cominciare, vediamoci chiaro. Poi magari possono venire pure il doppio, ma vediamoci chiaro. No ai 60 alle 60.000 tonnellate e soprattutto scriva un bel no a quelle 180.000 tonnellate di spazio che stanno alla madre dicendo è vero che c'è già una discarica. Ma questa ci serve e per noi, per noi del territorio, viene dichiarata indisponibile. Su questo, se Antonio, invece di cercare la liaison con Virginia, cercasse la liaison con il neoeletto Pasquini, al quale faccio gli auguri, ad Lumiere e a tutti gli altri sindaci, avrebbe anche un consenso popolare che in questo momento si sogna. Chiarissimo. Vedremo come si evolverà questa eh, vicenda legata ai rifiuti. Io intanto ringrazio Fabio Angiolini. Grazie a te. Grazie anche a voi per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di TRC. Sous-titres par LaVacheSquid どうぞ。